ci riagganciamo direttamente a una definizione di work-class manufacturing. Non sto a tediarvi molto perché sono frasi che probabilmente avete già visto e rivisto. Fondamentalmente la logica è il cambiamento culturale nella direzione di un concetto di eccellenza operativa, quindi riduzione degli sprechi, miglioramento della produttività. Il tutto però richiede fondamentalmente un coinvolgimento massimale, quindi un commitment dall'alto dal punto di vista direzionale, ma soprattutto un coinvolgimento dal basso, quindi le persone si devono sentire parte integrante dell'azienda. Perché Elica ha iniziato questo tipo di programma? Fondamentalmente in parte mi riallaccio a quello che ha detto l'ingegnere Di Fiore, era abbastanza chiaro. Qui ho cercato di evidenziare in maniera molto veloce quello che sono i punti cardine, opportunità unica per sfidare lo status quo verso un'eccellenza operativa, rilevante opportunità ovviamente di riduzione costi, ossia competitività, introdurre un concetto, una cultura diversa all'interno dell'azienda, non è mai facile, anzi è molto complesso, però era un'opportunità che non dovevamo lasciarci sfuggire, e soprattutto in un'ottica di espansione dell'azienda fuori confine, quindi l'impossibilità di controllarla in quanto non più locale, lo standard diventa fondamentale, un linguaggio comune per consentirsi di gestire meglio quello che è il processo di crescita. Nello stesso tempo un altro vincolo che molte aziende hanno è lavorare a compartimenti stagni, quindi concettualmente cercare di rimuovere quello che sono le barriere tra le varie divisioni, che fanno spesso e volentieri, generano inefficienze e sprechi all'interno di tutta la filiera. Questa è una slide molto veloce che però è abbastanza logica. I 10 principi di riferimento che magari merita andarli a guardare uno per uno molto velocemente. Safety first, un'azienda manufatturiera e non solo la sicurezza al primo posto. Se non c'è standard non c'è miglioramento. Voice of customer, sapere quello che vuole il cliente e soddisfare il cliente. Target zero, zero is a big number, zero veramente un bel numero in termini di zero guasti, in termini di zero score, zero difetti, cioè fondamentalmente il numero di riferimento. Rigorous application, è necessario essere rigorosi nelle applicazioni, soprattutto quando inizi questo tipo di programma. Noi tendenzialmente non abbiamo questo tipo come latini, propensione al rigore, quindi c'è da fare un lavoro non banale. Work class manufacturing is visual. Comunicazione, quindi quello che fai deve essere adeguatamente comunicato. Best practices, cioè quello che effettivamente ritieni valido devi cercare di esportarlo come riferimento. People involvement in Workplace Manufacturing is a propeller, cioè è il motore del meccanismo. E soprattutto in un processo come questo, negli ultimi anni in cui stiamo andando in una direzione non facile da gestire, è sicuramente un punto di riferimento per andare in una direzione di miglioramento e di competitività. Ci rifacciamo alle quattro aree di intervento, Open System, Quality System, Maintenance System e Logistics System, e tutto in una direzione di 7 step. La UCM si sviluppa sempre in 7 step, da un approccio reattivo, preventivo e proattivo. Si parte dal concetto di costo, dal concetto di perdita, probabilmente in testa già l'avete, ossia l'uso di una qualsiasi risorsa che non dà valore aggiunto al sistema, quindi che puoi tendenzialmente attaccare con delle logiche. E da qui il concetto di 7 muda, ovviamente la madre di tutte le perdite, la sovrapproduzione, i figli sono quelli che vedete concatenati. Il problema è sempre la misura, come faccio a misurare? Soprattutto quale deve essere la mia bussola dei miei sforzi, perché tutte le aziende non hanno risorse infinite, quando inizi un programma di questo genere devi cercare di mirare bene, cioè devi cercare con le poche risorse che hai all'inizio di solito, riuscire a mirare i problemi. E concettualmente lo strumento si chiama cost deployment, ossia l'aggancio di un parametro tecnico a una determinata di costo per definire quant'è la magnitudine della perdita e investire lì le tue risorse. Il cost deployment cambia la logica del linguaggio aziendale. Tradizionalmente il top manager parla di economics, shop floor parla di pezzi, di scarti, di numero di guasti, ore di guasto, e spesso e volentieri non c'è una comunicazione diretta. Il cost deployment crea un bridging, quindi collega quello che è un parametro tecnico a un economico e ti genera un linguaggio unico che diventa perdita in euro. E questo consente anche di indirizzare quelli che sono i KPI a 360 gradi, cioè la direzione dell'azienda viene condivisa e questo non è poco in un'ottica di ottenere certi risultati. Si è parlato di associazione Work Class Manufacturing, in parte ne abbiamo parlato precedentemente, è una organizzazione no profit a quale hanno aderito diverse aziende di una certa rilevanza, in questo caso Fiat è un riferimento in quanto è fondamentalmente per dimensioni e per efficacia nell'applicazione di metodo, ha dimostrato che può essere sicuramente un riferimento per altre aziende. Però in questi ultimi anni si sono agganciati aziende di diverso business. Noi fondamentalmente non siamo automotive, però le logiche sono applicabili. Andiamo dall'automotive al caso Target, che fa pacche in linoleum o pavimentazioni, casi logistici, oppure il caso estremo Royal Mail, che né più né meno che postini britannici, però fondamentalmente spazzano lettere, però le problematiche sono molto simili tra di loro.
business diversi, opportunità simili, strumenti identici. Questo è un po' il concetto. In un'ottica di associazione, ma non solo, un programma VCM richiede un concetto di auditing. L'auditing è importante per mantenere il passo, l'adrenalina e confrontarti con realtà, diciamo, normalizzate rispetto a te, benché di business diverso. E questo in una direzione anche di uno scoring, quindi dei milestone di riferimento che vanno dal Bronze Award alla, diciamo, al World Class Manufacturing. E, ovviamente qui ti vai a confrontare oggettivamente con realtà diverse tra di loro, ma che possono essere confrontate senza grossissimi problemi, il linguaggio e il metodo. La nostra route map, noi siamo partiti nel febbraio del 2010, quindi circa poco più di un anno fa, col kick-off ufficiale. Avevamo iniziato nel 2009 con delle azioni preparatorie per creare le condizioni di un kick-off ragionevole. 2011, a breve, due settimane, avremo il primo audit da parte dell'associazione per cominciare a misurare il polso al sistema, focalizzato in due stabilimenti. L'obiettivo 2012 è ampliare, quindi dare un follow-up agli auditing, crescere nell'area modello e estendere in altri stabilimenti. Fino a avere il challenge, la sfida è molto ardua per noi, ma ce lo siamo imposto, di challenge verso il Bronze Award, quindi 50 punti di riferimento. Quello che è stato fatto nel 2010, come un po' riassumo molto velocemente, abbiamo avuto il kick-off il 25 di febbraio, poi una serie di step che qui ho cercato di semplificare, però che hanno un senso logico. Magari li possiamo guardare, quindi in fase di kick-off non è banale la definizione dei referenti pillar owner, referenti di pillar, e ogni pillar è un argomento di sviluppo che va dalla safety, cost deployment, focus improvement, fino ad arrivare all'environment, quindi ambiente, le colonne sono 10, le attività sono 12, come l'argomento. Cost deployment, come vi dicevo prima, attività che richiede un giusto training, altrimenti non può essere fatto internamente, noi ci siamo appoggiati in questo caso alla divisione formativa di Fiat, per creare quelle condizioni di know-how necessarie per andare a mappare gli sprechi e focalizzare le nostre risorse nella posizione giusta. L'introduzione di logiche legate alla logistica, workplace organization, e alla qualità, cioè capire quali sono i processi critici e quali sono fondamentalmente le aree critiche su cui intervenire dal punto di vista qualitativo. Il nostro prodotto, la qualità è al primo posto, assieme alla sicurezza, quindi di conseguenza il prodotto deve essere recepito dal mercato in un certo modo, quindi di conseguenza è molto importante lo sviluppo di questa linea. Come ti approcci? Come accennato precedentemente, si è parlato di top-down, bottom-up, è effettivamente vero. Cioè, il top-down è fondamentale, quindi il commitment da parte della struttura manageriale, ma nello stesso tempo l'utilizzo degli strumenti per guidare i macro progetti, cioè dove investo le mie macro risorse, la bussola del cost deployment. Bottom-up, perché ci deve essere il coinvolgimento trasversale a partire dal show floor, perché se vuoi cambiare la cultura dell'azienda devi avere tutti a bordo. Tutti uno step è impossibile, però devi cominciare da qualche parte e poi costruire. La logica è l'espansione a partire da un'area modello. Mi focalizzo in un'area e deve essere l'area giusta, perché altrimenti non do valore aggiunto al sistema, butto energia in una zona che non era meritoria. Definito un modello e condiviso, l'espandiamo fino a che non riesci a contaminare tutto quello che è il client di riferimento. Io qui, non avendo molto tempo, ho cercato di introdurre alcune pillole. Sono partito dalla sicurezza perché la sicurezza viene oggettivamente al primo posto. Introdurre un programma, in questo caso, di 7 step sulla sicurezza richiede, innanzitutto sembra una banalità, però steering committee di safety all'interno degli stabilimenti, cioè condividere quali sono i problemi, condividere le azioni di miglioramento. Dati e coinvolgimento, raccogliere dati in maniera propria per analizzarli correttamente. Strumenti di base, quindi tools, dalla root cause analysis a strumenti, diciamo, di mantenimento, lezioni mirate, OPL o SOT, che sono standard operativi, alla comunicazione in loco, perché tutti devono sapere quello che si sta facendo. Prendo questo esempio che è fondamentalmente abbastanza semplice, ma fa capire due messaggi. Piramidi Irish ti dà un legame statistico tra quello che è un evento rilevante, quindi un infortunio, e quello che sono la possibilità che vengano generate. Cioè, a fronte di un infortunio, statisticamente hai dai 10.000 ai 1.000 ai 10.000 possibilità che ci siano situazioni insicure o atti insicuri che mi possono generare quell'evento. Spesso e volentieri il fatto che si verifichi un infortunio oppure no può essere legato alla fortuna. Questo è un po' il parametro. Quindi di conseguenza tu ti trovi a dover mappare molto bene quello che sono gli eventi della base. Noi per avere una raccolta dati corretta dal punto di vista delle situazioni insicure bisogna che gli operatori siano tutti a bordo.
quindi comincino a segnalare quelle che sono delle situazioni insicure nello stabilimento, in modo tale da passare da una situazione reattiva, che è quello di risolvere un problema, o quantomeno applicare una contromisura a valore di un infortunio, che ormai è la risoluzione di un problema che si è già verificato, a quello di prevenire il problema cercando di aggredire la base della piramide, che fondamentalmente è un'azione tendenzialmente preventiva o proattiva. In questo caso però, se gli operatori non sono a bordo, nessuno segnala nulla e quindi questo tipo di esercizio non si può fare. Quindi di conseguenza è fondamentale il coinvolgimento degli operatori. Altra cosa, come l'analizzo, ho un evento, questo è uno strumento che utilizziamo per analisi degli infortuni, e mi serve per cercare di capire nelle aree in cui vado a intervenire quali sono le cause radici e definire un action plan per risolverle. Non è banale, perché spesso e volentieri noi tendiamo a non essere rigorosi nell'applicazione delle azioni, e quindi fai l'analisi ma non la chiudi completamente e alla fine non ne hai beneficio. Quindi questi passi, plan, dolce e cac, devono essere chiusi in maniera completa. Un altro esempio che è abbastanza significativo per noi, abbiamo parlato, siamo un'azienda che genera cap e quindi ha una componente di labor intensive rilevante, quindi linee di assemblaggio manuali. Uno sforzo che è stato fatto a livello di workplace organization, organizzazione del posto di lavoro, è passare da una configurazione che era la tradizione di Elica fino a un po' di tempo fa, ossia il trasporto del materiale in linea tramite forklift in grossa quantità e l'assemblatore che in parte non faceva il suo business completo, che è processare la capa, ma prendeva in quantità, diciamo, superiore a quello che necessitava il materiale, lo riposizionava e assemblava. Questo è ovvio che generi N1, valore aggiunto all'operatore. Siamo passati a un concetto diverso di focalizzare l'assemblatore al suo business, che è unicamente assemblare, e fare in modo che la logistica faccia il suo mestiere, ossia servire la quantità giusta di materiali nel tempo giusto e nel modo giusto. Quindi siamo passati da, nell'area modelli in cui ci siamo concentrati, a una logica di forklift in linea, a una logica di tagger o diciamo trenini a vagoni, chiamiamolo così, con una certa cadenza che portano il materiale in maniera propria, in una posizione logica e corretta per l'operatore. E quindi si introduce il concetto della golden zone. Prima il materiale era in posizione C e D, quindi backside rispetto all'operatore, l'operatore faceva movimentazione di rotazione e probabilmente anche attività non ergonomiche per prelevare, e si è passata a una configurazione invece in posizione A, A, A e D, come vedete. In quel contesto è tutto frontalmente. Tutto frontalmente consente all'operatore di essere molto più agevole nella ripresa e focalizzarsi a quello che sono le sue attività, che è più o meno che assemblare il prodotto finito. Per far questo però bisogna che qualcuno porti il materiale in quella posizione. Quindi da qui è venuto avanti uno studio sulla classificazione di materiali per classificarli e definire quali sono le corrette logiche di servimento. E da qui si è agganciata anche una logica di: devo cambiare il modo con il quale il materiale mi arriva, cioè il tradizionale modo di contenitori, spesso volentieri in carta o in cartone, che era il materiale più comune da movimentare all'interno del magazzino, sono passati a materiale ritornabile, quindi in questo caso in cassette, che deve essere adeguatamente dimensionato per tenere conto dei lotti necessari in uscita alla linea. Questi alcuni KPI, muri, si parla di situazioni non ergonomiche. Questo è un prima e dopo, dove fa vedere dove questo progetto in area modello ha generato una riduzione dell'89% delle fasi di livello 1, che sono quelle che vedete a sinistra in rosso, e sono quelle ergonomicamente più negative per l'operatore. Mura invece è la non standardizzazione, cioè il fatto che io abbia uno standard povero, a seconda dell'operatore che metto ho un tempo ciclo diverso. Quindi il prima e dopo vuol dire riesco a restringere la gaussiana e faccio in modo che le attività siano ripetibili col medesimo tempo. E il MUDA invece è la riduzione dell'NVA. In tutti questi casi una logica applicazione, rigorosa applicazione del metodo, che ha comportato un'analisi di una certa profondità, ha consentito un deciso abbattimento di quelli che sono gli sprechi di riferimento. E quindi tutti quelli che sono i KPI mappati, perché sono stati introdotti per misurare la bontà dello strumento, dalla riduzione dell'NVA, dalla riduzione della disaturazione, quindi l'aumento della produttività, e un altro punto fondamentale, la riduzione degli spazi. Riduzione degli spazi a bordo linea, riduzione del livello di stock a bordo linea e quindi riduzione del tempo di attraversamento. Gli indicatori sono molto molto rilevanti. Questo è il prima, linea area modello, scelta dal cost deployment. Lo vedete dove è posizionato il materiale, questo è il gruppo abbastanza visibile. È ovvio che i risultati vanno nella direzione corretta, applicati in un'area ben dedicata, adesso è molto importante introdurre una logica di espansione orizzontale con delle metriche corrette. Purtroppo abbiamo un problema
di visibilità, sì, manca la visibilità del layout. Comunque in tutti i modi questo è un altro tipo di progetto che è stato fatto in un'area non di labor intensive ma di capital intensive. Purtroppo la pentina non si vede più, in questo contesto si è passato da un'ottimizzazione della macchina a un'ottimizzazione dell'uomo, modificando i rapporti uomo-macchina e cambiando quelle che sono le logiche di distribuzione del layout. In questo caso specifico le aree sono aree di taglio e punzonatura in un altro stabilimento e si è cambiato decisamente la produttività delle zone, introducendo anche qui sinergie tra le varie colonne che hanno lavorato attivamente. Questa è fondamentalmente la situazione a valle del primo step di lavoro, quindi introduzione anche di logiche di 5S per razionalizzare la presenza del materiale, definire anche il posizionamento corretto dei tools, e questa è la situazione attuale a 2 settimane fa. Quindi il messaggio che è venuto avanti ed è fondamentale è cominciare a introdurre degli standard che sono anche visivi, cioè l'operatore deve abituarsi anche a un concetto di standard di pulizia che lo devi creare e sulla quale si devono confrontare, altrimenti è sempre tutto uguale, invece è tutto diverso. Quindi questo passaggio, il concetto dello standard, è un cambiamento di vista e di occhio da parte anche dell'operatore. Da qui è fondamentale definire quali sono i nostri, non è una banalità, i nostri standard di colori. Sembra una stupidaggine, ma le attrezzature devono avere uno standard, e ci deve essere un motivo, è uno strumento di comunicazione. E quindi spesso e volentieri questo tipo di passaggio aiuta l'operatore a cambiare, ma non solo l'operatore, ma il sistema a cambiare. Si è parlato di alcuni esempi, questa è una mappatura abbastanza semplice, o quantomeno relativamente semplice, che va in croce su quello che sono le nostre strategie di sviluppo degli strumenti UCM sui vari stabilimenti. Noi finora ne abbiamo coinvolti 2 in fase di auditazione, l'obiettivo è quello di estendere questo tipo di logica agli altri 3 restanti, incluso la Polonia, con delle metriche coerenti a quello che sono le perdite di stabilimento. Per quanto riguarda il programma, io ho chiuso, lascerei le conclusioni all'ingegnere Di Fiore, sempre in merito all'avanzamento del programma.